Siamo al giro di boa del campionato italiano eSport Gran Turismo 2023, con l'appuntamento all'autodromo Enzo e Dino Ferrari, da cui usciamo con un nuovo leader della classifica piloti. Anche per la gara imolese non possono dunque mancare le pagelle dedicate ai principali interpreti. Partiamo da Dino Lombardi. Doveva scrollarsi di dosso la serataccia in Germania e non perdere terreno dalla testa della classifica, e ad Imola, dove è maestro, non ha potuto fare altro che salire in cattedra. Ha pennellato ogni curva come il più abile degli artisti, fuggendo da avversari e telecamere per un'intera ora. 20 secondi di distacco da Bristot alla bandiera a scacchi possono essere tradotti in una sola parola: alieno. Voto 10 e lode. Andrea Bristot. Dopo la bella vittoria a Nürburgring ci si attendeva da lui un'altra grande prestazione. Le aspettative non sono state tradite, il pilota MAG Performance SRT è in continuo crescendo e lo ha dimostrato anche al circuito del Santerno, dove si è ripreso con rabbia la seconda posizione momentaneamente strappatagli da Spalletta in partenza e la difesa fino al traguardo. Prestazione che gli vale la leadership in classifica e un bel 9. Tommaso Carlà. In una giornata che pareva non essere nata sotto una buona stella per SRC Vano Corse, con i suoi piloti imbrigliati intorno alla decima posizione, ecco all'improvviso il lampo. Tommaso ha ben chiare le idee e compie quel miracolo al box al quale raramente si assiste in una gara sprint. Grande overcut che lo vede entrare da sesto e uscire terzo, tanto che anche al commento vanno in confusione. Chapeau! Voto 8. Simone Maria Marcenò. Dalle stelle alle stalle per l'alfiere Altus eSport, che da primo in classifica si ritrova terzo in men che non si dica. Complici, un errore in qualifica che lo fa partire addirittura 24esimo e un contatto con Murgia per il quale si becca 15 secondi di penalità. In mezzo, una gara tutta in risalita, farcita di sorpassi che hanno animato un tracciato che di solito ne risulta avaro. Sul voto finale, che se riguardasse la sola rimonta sarebbe 8, pesa quanto accaduto con la direzione gara. Il voto quindi è 5. Samuele Spalletta. Dopo tre gare un po' nell'ombra, esce finalmente tutta la qualità del pilota G-Sport. Grande partenza e gara senza sbavature. Si difende a lungo su Bristot, ma deve cedere alla tosa, anche con un brivido. Perde una posizione al box sulla Porsche Mivano, ma ciò non toglie nulla alla sua grande prestazione, che salva anche l'onore del team, considerati mesti i ritiri dei suoi compagni coinvolti in alcuni contatti. Il voto è 7.